I bambini, ma anche i ragazzi, gli adulti celiaci, sono delle persone un po' speciali che devono porre attenzione alla loro alimentazione anche quando si tratta di mangiare insieme agli altri, mangiano fuori casa. E questa è una cosa che noi insegniamo loro, di imparare queste cose già dentro casa. Una cosa importante che le persone celiache devono porre è stare attenti che le altre persone che mangiano a tavola con loro non sporchino. Non lancino, diciamo così, ad esempio, pezzi di pane, o non, diciamo, non scambino o vogliono assaggiare cose della persona celiaca o viceversa. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché voi spesso mangerete insieme, soprattutto alla mensa, e bisogna imparare diciamo così, il rispetto degli altri e anche una serie di piccole norme igieniche. Mai come in questo periodo, nel periodo di Covid, abbiamo imparato quanto sia importante il lavaggio delle mani, ad esempio, lo stare attenti a non stare troppo vicini ad un altro, a utilizzare la mascherina. Ecco, quindi queste cose il Covid un pochino ce le ha insegnate, ma se noi guardiamo adesso che siamo un po' predisposti a questa attenzione, anche con più attenzione le persone che hanno problemi legati all'alimentazione, siano essi celiaci o persone con gravi allergie alimentari, saremo più in grado di convivere in maniera adeguata con loro e di imparare un po' da loro una serie di attenzioni. Quindi utilizzare le proprie posate, mangiare le cose che sono nel proprio piatto, non scambiarsi le posate, non scambiarsi i bicchieri, non bere dalle bottigliette lasciate in giro, porre tutta una serie di attenzioni. Questo perché? Perché la persona celiaca ha bisogno di essere sicura che tutto ciò che mangia è adatto a lui e quindi preparato per lui e non sporcato, contaminato da cose che ad esempio un compagno può lasciare se tocca il suo pane con delle mani sporche di pane normale, ad esempio. A me sembra una cosa molto bella questa, è una cosa che dobbiamo noi tutti imparare. Quindi avere diciamo così, una persona celiaca in classe è anche un elemento di insegnamento per noi di imparare alcune regole diciamo, della vita comune e che sono poi utili sempre nella vita. Io insisto tantissimo affinché tutti i ragazzi e le persone celiache possano fare le cose come tutti gli altri ragazzi, quindi che partecipano alle feste di compleanno, che facciano le gite, possano andare a mangiare in pizzeria e quant'altro, sta agli altri talvolta essere un pochino attenti e cercare ad esempio di individuare il locale dove anche la persona celiaca ad esempio possa mangiare o se mangiamo al sacco essere in grado di saper rispettare le norme igieniche per evitare che il nostro amico abbia dei problemi mangiando cose che non vanno bene perché noi ad esempio le abbiamo sporcate, per favorire una convivenza diciamo così adeguata nel rispetto vicendevole delle persone. In questo la malattia celiaca può insegnare a noi ragazzi, ma direi da noi ragazzi, insomma a voi ragazzi, a noi tutti, delle regole che possono veramente essere utili per tutti anche nella tutela della nostra salute.